Il quartiere Gammarana di Teramo, alle porte della città, sarà presto una continuazione delle vie principali dello shopping cittadino. Tra qualche giorno, infatti, proprio in quella zona, nei pressi dell'ex Villeroi, sarà inaugurato un nuovo centro commerciale che permetterà di realizzare un collegamento più stretto tra centro e periferia. C'è l'apertura imminente di quello che è considerato il centro commerciale di Globe e dell'Oasi, perché in realtà poi sono queste due attività ad aprire in quello spazio, in una zona altamente popolata e che tra l'altro ha già tantissime attività commerciali. È una zona prossima in realtà al centro storico, a poche centinaia di metri, che in qualche modo va sempre più collegata con il centro storico. In questi termini si sono espressi anche già alcuni rappresentanti dei commercianti del centro storico, che non vedono in questa apertura una criticità o qualcosa che possa in qualche modo danneggiare il centro storico. E io dico finalmente, perché comunque non si può pensare alla città di Teramo a compartimenti stagni, ma si conferma un'attrattività della città di Teramo per quanto riguarda gli investimenti commerciali. Ora la politica deve essere brava in qualche modo a legare la città, perché comunque effettivamente ci possono essere anche problemi legati al traffico e alla logistica in generale. Le vie che portano al nuovo centro commerciale della Gammarana sono però strette, inadeguate a sopportare il traffico che comporterà questa nuova apertura. Nelle vicinanze c'è anche una scuola media, la scuola d'Alessandro, e il circuito viario sembra davvero insufficiente a reggere il flusso di auto che indubbiamente aumenterà. Si tratta di zone che vengono in qualche modo convertite a quella natura commerciale. L'assessore Verna si è già espresso in questi termini, c'è già un'idea di massima che verrà applicata all'apertura sulla viabilità. La cosa più importante adesso però sarà monitorare proprio la situazione proprio nell'imminenza dell'apertura per optare magari delle scelte diverse, immediate, rapide, in modo da migliorare la viabilità. Sicuramente l'apertura delle scuole, siamo in un periodo di apertura delle scuole e l'apertura del centro commerciale insieme, qualche criticità la può portare, però dobbiamo essere bravi a proporre delle alternative, delle modifiche che possano in qualche modo migliorare la situazione. L'apertura è fissata e confermata per l'11 novembre? Sembra quella, anche se poi la proprietà non era certa di riuscire a raggiungere in tempo, a terminare tutte le opere da terminare per l'11, però probabilmente sarà quella, sì.